Dove ci troviamo? Ci troviamo al Museum of Final Judgement di Roma, un museo privato che raccoglie tre collezioni. La prima su The Process, Church of the Final Judgement, la seconda sul tantrismo e la terza sull'arte apocalittica. Oggi parleremo solo della prima sezione, quella su The Process. Puoi farci vedere quattro oggetti rappresentativi della storia di The Process? Questo è il primo, è una foto delle origini quando The Process era una psicoterapia alternativa. E è una foto che risale alla fine del 1965 o inizio del 1966, quando The Process assunse questo nome dopo essersi chiamato Compulsion Analysis. Questa è una foto di stampa, infatti possiamo vedere qui che dice i fondatori Bob e Mary Ann ora sono a Nassau. A Nassau andarono nel giugno 66, quindi questa è una foto precedente. Questa è una foto originale di Stuhl, un luogo isolato in Messico dove i membri fondatori di The Process si trasferirono dopo essere stati a Nassau. Erano un gruppo di una trentina di persone e in questo luogo isolato ebbero una serie di esperienze mistiche, la più importante delle quali ci fu quando da qui passò un uragano devastante e tutti e 30 videro la morte in faccia insieme. Da questa esperienza ne uscirono diversi, così come The Process ne uscì molto diverso, e da gruppo psicoterapeutico divenne una vera e propria religione. Questo è un comunicato stampa di Scientology datato 12 dicembre 69. In quell'anno c'erano stati gli omicidi del gruppo di Charles Manson e Scientology con questo comunicato stampa mette in relazione The Process a questi omicidi e al gruppo di Manson. Da qui partirà una campagna di disinformazione che giunge fino ai giorni nostri. E questo museo possiamo dire che è anche un modo per ristabilire la verità sulla storia e sulla reputazione di The Process. Questa è una lettera datata 6 aprile 1974, indirizzata a Robert De Grimston, dove il concilio dei maestri di The Process comunica al suo leader di averlo estromesso dalla Chiesa. Questo Quali altri reperti originali troviamo all'interno del museo? sono manufatti originali che provengono dall'Alfa del Chicago Chapter. L'Alfa era la sala rituale delle sedi di The Process. Questa è una collezione di foto fatte da Sammy Nasr, che vediamo qui. E c'è un po' tutta la storia di The Process. Qua vediamo, per esempio, il capitolo di Roma. Questa è l'alfa del capitolo di Parigi. Questa è la foto di Mary Ann de Grimston che stette per pochissimo tempo dentro le sedi.
Questo è un reportage fatto da Father Malachi sul capitolo di Toronto. E così via. Qui abbiamo quasi tutte le pubblicazioni, la rivista Process, i libri. Questa è la rivista più rara di tutte, quella che fece il gruppo che rimase fedele a Robert De Grimston dopo la scissione, di cui abbiamo parlato prima. Questa è la pellicola di stampa originale. Questo è un biglietto di Natale del 1973. Qui ci sono i libretti cosiddetti di propaganda. Questo è un altro reperto importante, il libro con tutte le canzoni, gli inni e anche le liturgie. In questa teca abbiamo diversi gioielli accessori. Questa è la croce che veniva data ai membri di grado basso, cioè iniziati e discepoli. Questa croce invece era per quelli di grado di messaggeri. Questo è l'anello che veniva dato ai membri di grado prophet. E questo è l'anello per i membri di grado superior. Questo è il cosiddetto telepath ring. Questa è la fibbia di una cintura fatta in antimonio. Questo è il simbolo satanico che andava cucito sul petto, in questo modo. Successivamente lo stesso simbolo si rimpicciolì parecchio, scomparve dal petto e finì in questa forma sulla camicia, in questo modo. Infine abbiamo una carta intestata su pergamena, che era usata per le comunicazioni che venivano dagli alti gradi. E per ora questo è tutto, così com'è, così sia.